Ben ritrovati con la storia. Oggi parliamo di Mario Rigoni Stern per l'anniversario dei 100 anni dalla nascita. E quindi conosciamo lo scrittore che nacque ad Asiago il 1 novembre 1921. Terzo di 7 fratelli, trascorse l'infanzia tra i pastori e la gente di montagna. La famiglia, di modeste condizioni, commerciava con la pianura con i prodotti della malga, come le pezze di lana, di lino e articoli in legno. A 17 anni si arruola volontario nella scuola militare di alpinismo ad Aosta. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale viene mandato al fronte russo, dove visse un'esperienza tremenda che segnò tutta la sua vita. Fece ritorno e fu catturato dai tedeschi, era il settembre del 1943. Poi, successivamente, non aderì alla Repubblica di Salò e per questo motivo venne mandato prigioniero nei lager. E sarà durante la prigionia che iniziò a scrivere la tremenda esperienza della ritirata russa. Qui è un libro autobiografico dal titolo Il sergente nella neve e lo scrive in fogli semplici e che poi allegherà con uno spago. Rientra poi nel maggio 1945 ad Asiago, verrà assunto come impiegato all'ufficio del catasto e qui si dedica alla scrittura e diventerà autore di numerosi libri. Ne ricordiamo alcuni come Il Bosco degli Urogalli, poi Uomini, Boschi e Api, poi ancora Arboreto Selvatico, La Storia di Tolda, poi ancora ricordiamo L'Ultima Partita a Carte. Lo scrittore si dedica in modo particolare all'ambiente e diventa un difensore per quanto riguarda poi l'ambiente montano, ma si oppone fermamente anche alla cementificazione dell'altopiano. Ebbe numerosi riconoscimenti, ricordiamo anche, forse il più importante, l'assegnazione della laurea honoris causa all'Università di Padova in Scienze Forestali ed Ambientali. Collaborò anche con il regista Ermanno Olmi, che era il suo dirimpettaio, abitavano proprio vicino, per così trattare temi ambientali e sociali dell'altopiano. Nella vita privata si sposò con una ragazza asiaghese, la coppia ebbe 3 figli. Sfortunatamente, più avanti con l'età, si ammalò di un male incurabile e prima di morire chiese ai suoi figli di poter essere accompagnato nelle zone che lui amava tanto dell'Altopiano, come Marcesine e poi Vezzena. A lui fu dedicato anche un libro dal titolo Ritratto di Mario Rigoni Stern. Quindi si tratta di uno scrittore che è stato testimone delle vicende belliche, che ci ha fatto conoscere attraverso i suoi libri. E fu un fervente ambientalista che si adoperò per la difesa della sua terra, delle sue montagne alle quali era attaccatissimo e che ci ha lasciato veramente dei libri molto interessanti che consigliamo sempre la lettura.